Ciao, bentornati, buona Pasqua. Ecco lo stato in cui si trovava il Ferrari un mese fa. Buongiorno carissimi amici, buona Pasqua a tutti. In questo video voglio farti vedere, visto e considerato che siamo chiusi dentro casa, pare fino al 3 maggio e oltre, come io ho utilizzato determinati prodotti per lucidare la Ferrari. Voi potete farlo da casa, senz'altro, e potete farlo anche se non avete a disposizione degli attrezzi ultra professionali o magari un'officina come la mia. Vorrei consigliare di ottenere un risultato professionale utilizzando dei prodotti non costosissimi, ok? Allora, voi sapete che io ho carteggiato questa Ferrari con un platorello rotorbitale da 75 mm con tre differenti carte. Questi dischi erano a partire dalla 1500 per andare alla 3000 e per andare alla 6000. Voi sapete che i dischi 3000 tagliano il graffio della 1500 e il 6000 taglia il graffio della 3000. La 1500 Trizac è progettata, è forata in modo tale che sulla vernice trasparente va a tagliare quelli che sono i picchi della vernice. Quindi quell'effetto buccia d'arancia che può piacere se è della casa madre, ma che può piacere meno se l'ha fatto qualcuno che è venuto male, per esempio io. Questa carta 1500 va a dare un gloss più paro, ok? E quindi vedrai, dopo aver carteggiato, che cambia l'opacità del trasparente. Cioè il trasparente diventa opaco, quindi dici, oddio, che cosa ho fatto? Ho fatto un disastro. Ma non è così, devi solo stare attento a capire quanta vernice hai a disposizione per non andarla a scoprire, ma quello è un altro paragrafo e ne parleremo più tardi. Quindi io vado a tagliare la buccia d'arancia e la mia carrozzeria poi diventerà uno specchio. Perché diventerà uno specchio? Perché passerò dalla 1500 alla 3000 e poi alla 6000 e avrò un gloss, andrò a tagliare ulteriormente, quindi il compound con una pasta tipo McGear e un tampone con una capacità di taglio più alta andrà a togliere l'opacità che ha generato la Trizac. E poi nella fase finale di polish, quindi parliamo di una pasta come potrebbe essere quella della Honey, la 3 Finishing Compound, che trovate in un link in descrizione, che io compro sempre da Andrea di Carcare, lucidata con un tampone, per esempio quello bianco della Rupes che ho a disposizione io, che è il più morbido in assoluto, quello per la finitura. Ecco, con il procedimento che ho appena detto vado a donare una lucentezza alla carrozzeria strepitosa. Ho fatto dei video, dopo vedremo com'è. Thank you.
andiamo a togliere lo scotch. Dunque, da qui a qui, vediamo sul riflesso della luce se notiamo differenza. Allora, quello che vedo io, qui si è ravvivato ancora di più il colore, è diventato più rosso, meno arancione. Ok, qui siamo nella zona del polish. E qui no. Io ad occhio nudo vedo una differenza importante. Il platorello ti serve per forza, quindi potresti pensare di utilizzare un platorello del genere, che io ho già fatto vedere in un precedente video della Dexter, costa 50 euro ed è rotativo. Rotativo che cosa vuol dire? Che gira su se stesso e sull'asse del mozzo centrale, ma non è rotorbitale, quindi non compie un movimento ellittico sulla stessa asse, ma semplicemente gira su se stesso. Io consiglio sempre di usare il platorello rotativo a una velocità tra uno che va tra 1 e 2, perché le ripetizioni al minuto di questi attrezzi qua sono molto più alte di quelle che può avere un oggetto professionale come il Bigfoot, il 21 della Rupes. Innanzitutto buona Pasqua, che ci siamo arrivati finalmente purtroppo in questa situazione, e ovviamente c'è bel tempo. Mi allaccio a quello che poco fa vi ha detto Matteo relativamente alle lucidatrici. Il mio consiglio, visto che comunque ci lavoro, vi consiglio di orientarvi su delle lucidatrici rotorbitale, soprattutto se siete agli inizi e volete prendervi cura nella totalità del danno dell'auto, quindi se ci sono dei difetti che hanno bisogno di essere rimossi con la lucidatrice, il mio consiglio è di utilizzare una lucidatrice rotorbitale. Ci sono diversi tipi di lucidatrice, sul sito nostro le troverete di diverso tipo, abbiamo le Rupes o abbiamo anche delle lucidatrici più economiche, però sono comunque lucidatrici che vi permettono di lavorare in totale sicurezza. Nelle situazioni in cui avete veramente poco budget per acquistare una lucidatrice e in commercio ci sono principalmente a basso costo le rotative, il mio consiglio è di fare molta attenzione alla velocità della lucidatrice. Perché? Perché non vi dovete confondere tra lucidatrice per carrozzeria e smerigliatrice. Quello che dovete fare attenzione è, come dicevo, la velocità, che deve essere in circa a velocità 1 dai 750 ai 850, questi sono i giri minimi che quella lucidatrice deve fare. Questo perché vi consente di spalmare il prodotto senza avere un surriscaldamento della superficie e senza avere poi quel danno della bruciatura che è molto facile purtroppo avere con la lucidatrice rotativa. Ma soprattutto la lucidatrice rotativa vi lascerà degli ologrammi, che sono quelli che voi noterete ogni volta che portate la vostra auto a lucidare in carrozzeria e successivamente loro non rifiniscono con una rotorbitale. A questo punto il mio consiglio è quello di prima: compratevi una rotorbitale, così fate il taglio e la finitura con un'unica lucidatrice. Perché è pericoloso da usare un platorello rotativo? Perché gira molto velocemente, il tampone si scalda tanto e se noi non siamo abbastanza rapidi nello spostarci andiamo a scaldare troppo la vernice. Se la scaldi troppo e ci lavori intensamente, quindi ci fai più di 3 passaggi su un stesso punto e ripetutamente, vai a strappare la vernice. Una volta che hai strappato la vernice, te puoi pure buttare dalla finestra. Dobbiamo avere la certezza che con un oggetto del genere, che è uno spessimetro, che potete reperire su Amazon o anche da Carcare, andiamo a fare un controllo dei micron dello spessore di vernice, che è praticamente lo spessore che c'è tra la vernice e la lamiera, in questo caso vetro resina o alluminio o metallo, ogni carrozzeria è diversa da un'altra, e quindi vabbè, l'importante è che lui ci dice quanto spessore c'è.
se abbiamo sufficiente vernice possiamo comunque abbassare il tetto, no? Noi andiamo a abbassare lo spessore della vernice andando a lucidare, perché per togliere i graffi dobbiamo abbassare quello spessore e trovare la vernice, quella viva che sta sotto, protetta, no? Andiamo a scavare. Però se scavi troppo, poi scopri la vernice e sei fregato. Questo della Ferrari, per esempio, è un lucido diretto. Lucido diretto è una vernice che, come vedi, è già lucida. Tu la applichi con due o tre mani ed è già rosso lucido così. Mentre, per esempio, nel caso della Subaru qui, noi abbiamo una base opaca, che è il blu classico della Subaru. Dopo che spruzzi la base opaca, puoi dare due o tre mani di trasparente. Che successe anni fa, quando ero proprio un pirla e non capivo nulla? Vedi questa cosa qui? Questa è una parte che io ho scoperto andando a lucidare la macchina. Soprattutto dove ci sono queste venature, vedi? Questi tagli un po' dove il platorello interviene con più facilità, perché è praticamente un piccolo angolo. Ok, in questi piccoli angoli bisogna stare sempre, sempre molto attenti. Anche per esempio qui sulla Ferrari, vedi, se io vado a intervenire qui con il platorello con forza, potrei scoprire. E tu ti prendi, ti procuri, se non hai un platorello pneumatico o un compressore. Vedi questo? Questo è un tamponcino di spugna che però si può anche chiamare tacchetto. Da Carcher sempre, madonna, Andrea ce n'ha veramente una per tutti, puoi comprare dei tacchetti di dischi abrasivi 3000 con un'interfaccia tipo questa, vedi che è un po' morbidina? E puoi andare a carteggiare il tuo cofano, i tuoi fanali, i tuoi fari o addirittura tutta la carrozzeria della macchina a mano. Ricordati sempre però di utilizzare l'acqua, che può essere acqua demineralizzata o anche l'acqua del rubinetto, insomma non c'è molta differenza. Tu la bagni un po', anche il dischetto, e con il tacchettino tipo questo, ora non è questo, che avrà le dimensioni del 75 mm come il dischetto, andrai a carteggiare. Il consiglio è qui, questo è molto importante secondo me, non devi carteggiare random come se scarabocchiassi, devi provare a carteggiare a croce, ok? Quindi se sto carteggiando in questo senso, tirerò su il tacchetto e carteggerò a 90 gradi, proprio un angolo di 90 gradi, oppure andrò a seguire un po' quelle che sono le curve della vettura. Perché? Mi dirai, Matteo, ma che stai a dire? Perché comunque quando carteggi, anche se la 3000 non lascia tanti segni, non lascia tanti graffi, se forzi un po', e quando non hai un tacchetto comunque con le mani, con le dita, tra le dita spingi, fai pressione in un punto più che in un altro, perché non è, le tue mani non sono una superficie piatta, quindi quando io vado a spingere così, vedi, potrei fare questo e magari vado a creare dei segni proprio dove le mie dita spingono di più. Con un tacchetto, tipo questo qui, la superficie è piatta, ok, e vado a dare una carteggiatura più omogenea. Nel caso io carteggiassi random, come dicevo prima, scarabocchiando, e il graffio della 3000 si vedesse dopo che vado ad applicare compound e polish, è meglio che si vede un graffio ordinato, quindi un graffio fatto a croce o un graffio che segue le curve della vettura, piuttosto che uno scarabocchio. Ti devi lucidare la macchina, asciughi bene tutto e ti procuri un platorello che sia, come ho detto prima, rotor orbitale o rotativo. Se è rotativo, quello economico, almeno però procurati dei tamponi professionali come possono essere quelli della Rupes, quelli della Honey. E anche qui seguiamo i consigli di Carcher. Con il rotativo cerca di non soffermarti troppo nello stesso punto, cioè fai uno, due, tre passaggi, ma controlla sempre anche con il dorso della mano se la superficie della carrozzeria è troppo calda, se il tampone si sta scaldando troppo, e cerca sempre di porre la massima attenzione per non andare a strappare. Questo con il rotativo. Con il Rupes è difficile veramente, cioè io sto lì anche con la lana che al massimo della velocità che taglio, ma non si scalda mai più di tanto la carrozzeria e quindi sono più tranquillo. Ti devi procurare una luce che possa essere una scan grip, anche quelle che si mettono in testa, oppure una qualunque luce, ragazzi, insomma l'importante è che la zona che state lavorando sia illuminata. Nel mio caso, che ho l'attrezzatura e che questa comunque è una Ferrari che era messa in condizioni, come sapete, pietose, sono intervenuto drasticamente
dai fari ai fanali, tutte le fiancate, cofano, tetto, vabbè. Ho utilizzato 1.500, 3.000 e 6.000, tutte a platorello, dove non arrivavo andavo con le mani e ho fatto un lavoraccio estremo. Poi ho passato compound con un disco, con un tampone, con una proprietà di taglio alta in lana e ho ridonato un po' di brillantezza alla macchina. Oggi ho fatto un pezzetto del cofano con il finishing compound, il tampone bianco, per farvi vedere quello che è il risultato. Adesso applicherò la cera. Come detto, siamo quasi alla fine e quello che abbiamo pensato è di applicarci sopra una cera. Perché abbiamo deciso di applicarci la cera? Perché la cera è una protezione naturale che va a risaltare la brillantezza della vernice. In questo caso abbiamo un rosso Ferrari che verrà un rosso caramella, un rosso glossy infinito e quindi con una buona protezione che dura all'incirca un mesetto e mezzo nell'utilizzo quotidiano, quindi questa Ferrari sarà protetta invece per molti molti mesi. Adesso andiamo a fare un 50 e 50 con questa cera e vediamo l'effetto. Come prima cosa andiamo ad agitare bene il prodotto. Poi prendiamo un tampone morbido e facciamo una bella X sopra, mettendo comunque poco prodotto. Prendiamo il tampone, lo pieghiamo in modo di stendere tutto quanto il prodotto sulla superficie e lo andiamo a passare in questo modo. Movimenti circolari. Mettendone veramente poca sulla superficie, perché più noi carichiamo di prodotto e più ne sprechiamo, perché fondamentalmente il prodotto che basta è quello che si attacca alla superficie, quindi tutto quello che è in più, quando noi passeremo il panno in microfibra, ce lo porteremo via. Quindi un velo leggero leggero, al massimo lo applichiamo due volte, però senza caricare troppo la mano, e poi aspettiamo 2 minuti e andiamo a rimuovere col panno in microfibra. Basterà passare il dito sopra alla cera e rendersi conto del risultato. Se si vede ancora un po' di umido sulla superficie, vuol dire che ancora dobbiamo attendere. Se, come in questo caso, si è pulita totalmente la superficie e quindi vediamo il colore della carrozzeria, è ora di poterlo rimuovere. Parti da qua. Sì, sì, vedo completamente il video. Azzoomate invece in più. Assolutamente sì. No, ma si vede molto bene anche da qua. Seguitemi anche su Instagram perché ogni giorno pubblico delle storie di quello che ho fatto durante il giorno. Però non mollate YouTube, perché è qua che io faccio tutto. YouTube, ok? YouTube e le storie su Instagram. Ragazzi, questo video termina qui. Spero sia stato utile. Fammelo sapere mettendo like. Se no, in questo canale iscriviti. Stiamo crescendo, sono contento. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasquetta pure per domani. E noi ci vediamo entro giovedì per il video epico del Ferrari. Vi voglio bene. Ciao, ragazzi.